prima giornata del Grande Slam di Judo ad Abu Dhabi. La nostra donna del giorno è Nora Gjakova, atleta del Kosovo. Mostrando un brillante judo nella semifinale della categoria meno 57 kg, ha superato Lien di Taipei per poi conquistare la medaglia d'oro contro la russa Anastasia Konkina, battuta grazie ad un Koshigoruma e all'Ippon. Per Nora Gjakova questa è la prima medaglia d'oro al Grande Slam nel Tour Mondiale. Beh, mi sembra davvero incredibile. Avevo quasi dimenticato com'è salire sul podio a causa delle ultime gare che ho perso, e specialmente nei campionati del mondo, dove per me è stato davvero un risultato deludente. E così, dopo questa delusione, per me adesso è stata davvero una buona prestazione. È la mia prima medaglia d'oro del Grande Slam e naturalmente sono davvero molto felice. Vaja Markvelashvili è il nostro uomo del giorno. Il 25enne atleta georgiano della categoria meno 66 kg si è piazzato in cima al podio dopo una dimostrazione di grande judo per tutto il giorno qui ad Abu Dhabi. Nella finale ha battuto il kazako Yerlan Serikzanov per effetto di un Koshigoruma, regalando l'oro alla Georgia. Numero uno della sua categoria, oggi è salito sul tatami mettendo in mostra un judo davvero esplosivo. Dopo i campionati del mondo ho provato a vincere anche altre competizioni e ora sarò pronto a vincere più gare come il Grande Slam di Tokyo e il Masters. Il generale di brigata Miri Regev, ministro dello sport e della cultura di Israele, ha consegnato la medaglia di bronzo della categoria meno 52 kg all'israeliana Gili Cohen e poi ha premiato con la medaglia d'oro Odette Giuffrida, la prima medaglia mondiale da oltre un anno per la 24enne judoka romana. Il titolo del Grande Slam di Abu Dhabi nella categoria sotto i 60 kg è andato ad Amirana Papishnavili. Nella finale l'atleta georgiano ha sconfitto lo spagnolo Francisco Garrigos. Giornata trionfale per la Georgia, due medaglie d'oro. Il presidente della Federazione Internazionale, Marius Witzer, ha premiato la medaglia d'oro dei 48 kg, Uran Tsetseg Munkabat, che per la Mongolia ha vinto il suo quinto titolo del Grande Slam. In finale, con un Sankaku Gatame, un Ippon ha avuto la meglio su Distria Krasniki, altro valente judoka del Kosovo. Superbo lavoro di terra di Uran Tsetseg Munkabat. E l'israeliano Baruch Shmailov ci presenta la nostra mossa del giorno con questo spettacolare Ippon contro il russo Shamilov per conquistare un bronzo nella categoria sotto i 66 kg.